cioè noi siamo partiti con un obiettivo, che questi obiettivi più o meno orale sono lì, perché penso che un obiettivo è lontano, secondo me ha poco senso oggi, di riportare la gente allo stadio, di giocare, cercare di riportarla attraverso il gioco. Penso che questa squadra oggi questo lo sta facendo, e guardare sempre partita a partita, perché anche questo l'ho detto dall'inizio, che questa era la cosa fondamentale, non guardare oltre, perché secondo me è un campionato molto lungo, e non fa bene guardare così lontano. Quindi oggi il Frosinone, e penseremo solo esclusivamente al Frosinone. Poi sappiamo e so che vengono partite ravvicinate, ma oggi sinceramente è la pura verità, non è che sono scaramantico e non penso e non guardo le altre, no, guardo, ma oggi è Frosinone. Per quello dico, viene una buona squadra, molto fisica, che poi fa la sua forza lì, e poi gioca molto bene sugli esterni, sulle seconde palle, quindi bisogna, per quello dico che bisogna fare una grande partita di attenzione e determinazione, perché in queste partite quelle componenti non possono mancare mai. Tanto sacrificio di quello che stiamo facendo, perché d'altronde sono cose che stiamo mettendo insieme, e quindi quando questa squadra mette tutte quelle componenti insieme, penso che a prescindere dai giocatori che mancano, c'è la squadra, quindi così continueremo ad andare avanti. È vero che Bologna è una piazza senza nulla togliere a Frosinone, però è una piazza più importante. E quindi noi dovremo essere capaci di fare di quello che stiamo facendo e migliorare. No, io infatti ho detto all'inizio che bisogna giocarla con determinazione, con molta attenzione, quindi questo vuol dire attenzione non solo all'inizio, sino alla fine, e quindi questo va migliorato. Lo sappiamo che non è appunto solo questa partita, sino è un fatto che va migliorato, perché ci sono momenti che questa squadra deve migliorare la tensione della partita in determinati momenti, perché non sono tutti i momenti uguali della partita. Quindi questa è una delle cose che questa squadra, che noi tutti dobbiamo migliorare.